Sua Eccellenza, finalmente, dopo anni di chiusura, si inaugura nuovamente il Cinema Teatro Corso Seccareccia, un punto dove fare nuovamente cultura. Ma io sono felicissimo di questa serata perché sicuramente recuperare questo bene, innanzitutto riacquisirlo alla città perché viene fuori da una acquisizione da privati, praticamente reso poi un bene pubblico ed ora finalmente anche riconsegnato attraverso un'azione specifica alla cittadinanza, significa l'inizio di un periodo sicuramente intenso di attività culturali, anche perché Sessa prolifera di associazioni che hanno attenzione al teatro, al cinema e a tutte quelle realtà che possono toccare il senso dell'arte, per cui io sono convinto che sarà un polo culturale di assoluto rilievo. Lei infatti è molto sensibile all'arte, alla cultura, ricordiamo gli eventi recenti, i dialoghi del Pronao. Ecco, lei ritiene che Sessa Conca sia sulla strada giusta per diventare il polo nuovamente culturale di questo territorio? Sicuramente sì, creare spazi, ambienti dove abitualmente, cioè diventa uno stile, un modello sociale, quello di proporre cultura, riflessione e soprattutto andare a rileggere il senso dell'umano attraverso la cultura e le varie produzioni dell'arte, rende Sessa un punto nevralgico nel territorio. Mi auguro che se ne faccia veramente un buon uso, come si suol dire, e che sia motivo di coesione sociale, sia motivo di nuove spinte verso un umanesimo sociale di grande qualità, e mi auguro che soprattutto i giovani possano trovare uno spazio in cui poter esprimere anche la loro sensibilità. Grazie, Sua Eccellenza. Grazie. Intanto, benvenuti, buonasera. E intanto si è riacceso, si è riilluminato lo schermo e speriamo che sia definitivo, che non abbia altri stop. Ricordava Teresa questa storia decennale, 60-70 anni circa, di questa struttura, ma è anche la storia di una città, è la storia delle famiglie, è la storia dei tanti che sono passati qui. Abbiamo fatto questa scelta di seguire la traccia di Nuovo Cinema Paradiso, che è l'Oscar Donatore nell'89, nell'88, che è un atto di amore per il cinema, un omaggio totale per il cinema, ma anche un omaggio per l'Italia e per i paesi, per le comunità che sono cresciute con il cinema e dentro il cinema, perché questi sono stati, sono e restano luoghi di tutti, luoghi in cui sono cresciute storie d'amore, famiglie, amicizie, inimicizie, un po' di tutto. E chi ha visto il film, ma lo conosciamo un po' tutti, non potremo vederlo completo stasera, ma abbiamo visto questa prima parte e vedremo l'ultima parte, sa bene che la descrizione dell'epopea e di tutti i personaggi che, diciamo, animavano le sale e il loro rapporto con il cinema è quello che ha fatto gran parte della socialità italiana e gran parte della cultura italiana. Vi confesso che sulla scia di Teresa, nemmeno per me, che, diciamo, una faccia abbastanza tosta e, come qualcuno dice in giro, il cuore abbastanza duro, è semplice stasera. È veramente emozionante dover prendere la parola perché è una responsabilità. È una responsabilità proprio perché un momento come questo è pubblico, è estetico, ma è soprattutto è anche intimo per molti di noi e per ognuno di noi. Quindi è un bel giorno per il territorio. Spesso ci complichiamo la vita e ai giorni veramente brutti per le cose che accadono ne aggiungiamo di nostri, per comportamenti e per atteggiamenti. Almeno questo sia considerato un bel giorno di tutti e di ciascuno, nessuno escluso, senza che qualcuno a partire da me ne abbia un maggior merito. Abbiamo lavorato ad un risultato e questo risultato è della città, è del territorio, è dei sessani e di tutti quanti noi e ce lo godiamo. Questo è un luogo della memoria. È il luogo della memoria che ha visto, per quello che si ricordava, tanti passaggi. Io penso che la prima dedica stasera è a tutti quelli che non ci sono più e che in questi decenni qua dentro sono stati protagonisti, spettatori, che qua dentro hanno vissuto, perché la continuità
che si registra, che si misura, che si avverte, che si sente in questi luoghi è data dal rapporto anche con gli spazi, e quindi ognuno ha la possibilità di pensare a se stesso anni addietro, a chi c'era prima, a chi ce l'ha portato la prima volta, alle storie che ha sentito raccontare, un mondo completo come quello del film. Questo si riferisce a tutti in modo generico e a qualcuno in modo particolare, che io, senza voler fare un elenco burocratico, ho però appuntato con l'aiuto di qualche amico che mi ha aiutato a ricostruire una memoria. E io penso che stasera noi, nel pensare a tutti quelli che non ci sono più, non possiamo che cominciare da quelli che qua dentro, da proprietari, da operatori, da volontari o con qualunque altro ruolo o servizio hanno fatto vivere nei decenni questa cosa. Non possiamo non pensare a Riccardo, Michele, Pasquale, Don Gennaro, Pasqualino, Lino, Giovanni, Gennarino, Tonino, Pasquale, Bruno. E se qualcuno manca è solo per caso, ma loro è dedicata per particolarmente questa serata. Molti li ricordano, molti li hanno amati, ci siamo preoccupati nelle possibilità, come dire, organizzative che abbiamo avuto, di invitare i loro amici, i loro familiari, i loro parenti, perché a loro dobbiamo, se stasera siamo qui. Questa non è una storia che comincia stasera, questa è una storia che stasera vive solo questa tappa, una nuova tappa, di cui sono e siamo, con tutti quelli che hanno dato una mano, orgogliosi, ma è una storia che raccogliamo, perché si ricordava, è nata tanti decenni fa, e noi, come dire, arriveremo dopo al Seccareccia, abbiamo in questo caso portato positivamente a termine. Saluto il Vescovo che è qui con noi questa sera, che ci saluterà dopo, saluto le associazioni che sono qui e che prenderanno dopo la parola, voglio anche specificare che sono tra virgolette simboliche, nel senso che abbiamo voluto evitare qui, diciamo, quelli che hanno diritto e quelli che hanno prerogative e quelli che hanno meriti per una cosa del genere, che nei prossimi tempi, nella vita di questa struttura saranno tutte presenti, erano ben più di 3, ma per evitare simbolicamente abbiamo scelto quelli più rappresentativi del campo cinematografico e teatrale per tutti, senza alcun, diciamo, senza alcuna distinzione o alcun merito in più o in meno. Ne ricordo tante altre, il Circo Larcimadini ed è, come dire, quello che promuove il Festival Internazionale del Cortometraggio, che ci rende famosi anche nel mondo e non solo in Italia, che si svolge, come sapete, durante l'estate al Castello, ma tante altre associazioni anche teatrali, quelle musicali, qui avremo sicuramente, sarà anche sala concerto a partire dalle scuole, dal liceo musicale, dall'Accademia Musicale Aurunca e da tante altre associazioni, quindi loro sono simboliche e hanno anche la responsabilità di rappresentare questo mondo culturale. Saluto anche tutti gli altri, l'onorevole Oliviero che sta qui, è appena uscito, i consiglieri comunali di questa consigliatura, della precedente, tutti quelli che ci sono, il Presidente del Consiglio Comunale, altri, tutte le autorità che sono state invitate e che sono qui con noi stasera. Facciamo corona a questo momento in modo sereno, in modo armonico. Una parola sulla scelta: non abbiamo cambiato nome, non sarebbe stato moralmente saggio cambiare nome una cosa che ha 70 anni di vita e che con questo nome ha un suo profilo di visibilità e di riconoscibilità al Cinema Corso. Abbiamo semplicemente aggiunto il nome Seccareccia, che è il fratello che non ce l'ha fatta, diciamo così, il fratello che non ce l'ha fatta e che fa parte ugualmente della stessa storia, e quindi questa aggiunta di nome, non un cambio di nome, semplicemente per ricordare che raccogliamo quella filiera culturale e sottolineiamo, per questo è stato scelto il film, non solo per il suo omaggio al cinema in generale, ma perché sapete come finisce il film, ci arriverò un attimo dopo, il nuovo Cinema Paradiso finisce con la chiusura, finisce con l'abbattimento, e noi stasera, ecco, a Sesta che si dice non si riesce mai a fare nulla di buono, siamo riusciti addirittura ad investire un premio Oscar. Questo non è un cinema abbattuto, ma è un cinema che stasera riapre e rivive. Ed era il caso, è sembrato il caso
di raccogliere e di recuperare quel termine di seccareccia per dire che la storia, come dire, non è dimenticata, che la storia è raccolta e non è lasciata al caso. La sala, come annunciato, sarà dedicata a Tonino Calenzo, è presente qui dopo l'associazione che ha fondato la Lunga Atelier, quindi ascolteremo Gianluca che cosa vorrà dirci, ma un solo passaggio: avremo modo nelle prossime settimane di fare una serata speciale per lui, dedicata a lui, alla sua attività, alla sua produzione culturale, al suo impegno, e la serata in cui provvederemo anche ad apporre la targa che indica il nome di questa sala. Sarà cinema, sarà anche teatro, anche se per teatro avrà bisogno di ulteriori accorgimenti per passare ad un grado superiore di organizzazione, ma questo sarà cinema, sarà teatro, sarà sala convegni, sarà luogo di cultura, sarà diciamo sala musicale, sala concerto, quindi polivalente da questo punto di vista, e per questo ci siamo preoccupati di garantirci tutte le possibilità e le coperture normative che ci portano, come dire, che ci possono portare, che ci porteranno a fare questa attività. Storicamente una delle frasi, a Sesto se ne dicono tante, ma una delle frasi più ripetute a Sesto ogni volta che si è parlato di questa struttura o di cinema: speriamo che non faccia, ci auguriamo che non faccia la fine del Seccareccia. E quindi la fine del Seccareccia è diventata idiomatica come qualcosa che non si è saputo, non si è potuto, forse non si è voluto salvare, e che è rimasto un rammarico della memoria collettiva. Io da ragazzo ho ascoltato, ho raccolto questa frase in più circostanze: speriamo che non faccia la fine del Seccareccia, perché il corso ha vissuto gli ultimi 20-25 anni, da dopo che ha chiuso il Seccareccia, quindi è esposto al rischio per varie ragioni, per quelle che vediamo in Nuovo Cinema Paradiso, perché sono andate in difficoltà le sale unitarie uniche che venivano dagli anni 50 e 60, stessa come dovunque, perché il cinema ha avuto altre concorrenze con la multimedialità, con tutta una serie di ragioni, ma anche con il trauma del Seccareccia, che era un gioiello di famiglia che improvvisamente diventò tutt'altro ed è rimasto tutt'altro. E quindi questa frase ha attraversato la nostra memoria, ha attraversato gli anni di molte generazioni, e per tornare a Tornatore, tutti da almeno 25-30 anni hanno guardato al comune, all'ente comune, come l'unico possibile che potesse evitare, diciamo, al corso la fine del Seccareccia. Questo per due motivi: uno per un motivo, diciamo, economico, perché evidentemente la difficoltà della resa economica dei cinema faceva, diciamo, difficoltà a trovare imprenditori di questo settore, quindi il comune in quanto tale poteva disporre di un capitale che era anche sociale, quindi non solo economico ma anche sociale, e anche perché naturalmente, diciamo, il luogo è appetibile dal punto di vista di tante attività, e quindi anche non come cinema poteva diventare qualunque cosa e tutt'altro. Ma qua dentro, come vediamo in Nuovo Cinema Paradiso, è passata la storia di Sessa, come lì è passata la storia d'Italia, delle persone, delle famiglie, dei giovani che hanno attraversato questi anni, gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, e quindi, diciamo, qui tutti hanno vissuto la loro epoca, la loro epopea, il rapporto al cinema, il rapporto a quelli che frequentavano queste sale. E quindi noi, con questa frase in testa, siamo cresciuti pensando alla bellezza di questo luogo e al suo, diciamo, al suo significato culturale. E quindi stasera noi invertiamo questo film, lo invertiamo mettendoci come siamo, indegnamente naturalmente, io, il vescovo, gli amici delle associazioni, in mezzo al film, in quei 60 anni. Avete visto la prima fase, la prima parte, in cui la madre vi chiama Salvatore per annunciarvi che è venuto a mancare Alfredo, che con lui è il protagonista del film e che è quello che gli ha insegnato tutto, e soprattutto l'amore per il cinema, e lui non era più tornato in Sicilia, ripeto brevemente ma lo sapete tutti, non era più tornato in Sicilia per 30 anni come gli era stato ordinato dal suo amico, che nel frattempo gli aveva anche deviato la vita, perché aveva capito che quella deviazione sentimentale poteva impedire il suo sviluppo come grande regista.
e come uomo di cinema, cosa che avverrà. E quindi noi abbiamo messo l'inizio e alla fine dei nostri interventi vedrete gli ultimi 30 minuti, quelli in cui dopo 30 anni lui torna da affermato regista e si trova di fronte una struttura da abbattere che sarà abbattuta. In mezzo c'è, per chi lo conosce, tutto un mondo che siamo noi con questi interventi, siamo noi nel senso che recuperiamo noi stessi e tutto quello che c'è stato in mezzo. Veltroni ci ammazzerebbe perché con la sua celebre non interrompere l'emozione, noi dividiamo un film in due, nemmeno completo, per parlarci in mezzo, diciamo, non sarebbe così contento, ma il senso è proprio questo, che noi siamo dentro quella storia e che dentro quella storia abbiamo raggiunto un risultato, è l'amore per il cinema ed è la passione di un amore per la nostra città. Nel film c'è un personaggio bellissimo impersonato da Enzo Cannavale, che è il famoso Spaccafico, il quale naturalmente è quello che compra il cinema avendo vinto la Sisal dopo l'incendio che distrugge il cinema parrocchiale, che era stato, come dire, il centro degli incontri di tutti gli anni 50 e dei primi anni 60. Quindi a Sesto Spaccafico è stato il comune, tutti hanno guardato al comune per salvare il corso, perché diciamo, nessuno magari credeva più che si vincesse a Totocalcio o che anche vincendo a Totocalcio si potesse salvare un cinema, e quindi noi abbiamo percorso questi anni con questo rischio di tutti i tipi, rischi di tutti i tipi, chiusure intermedie, riaperture, atti coraggiosi, nuovi investimenti, gli anni 80, primi anni 80, primi anni 90, fino al 2000, ma sempre con l'ansia, con l'incertezza che questa attività potesse venire bene, questa struttura potesse venire bene. E quindi con tutte le difficoltà legate a tante cose, tante amministrazioni, a partire da quelle del preside Meschinelli, fino a quella poi successiva di Di Meo, fino a quella di Tomasino che ha compiuto l'atto vero e proprio dell'acquisto, si è sempre pensato di acquistarlo nel 2014. Questa cosa è avvenuta con l'acquisizione al patrimonio, diciamo, comunale, e da lì è cominciato anche il percorso poi che si conclude oggi con questa messa a norma definitiva che ci consente di farne un cinema e una struttura polivalente. Questo è stato fatto con fondi comunali dell'ultimo anno, del 2018. L'anno scorso di questi tempi, a fine anno, come sapete, diciamo, si raschia il bilancio prima di mandare tutto al residuo, riuscimmo a trovare, rinunciando a qualunque altra spesa, la somma necessaria per fare questi lavori che sono durati tutto l'anno. Per la verità sono cominciati a luglio perché fino a giugno le scuole, almeno per un uso occasionale, ci hanno chiesto di fare i loro concerti e le loro attività di fine anno. Questo è un recupero particolare, perché...